credo che l'impostazione che hai dato al tuo libro non è teorica. Se noi guardiamo a cosa funziona in Italia e cosa ci ha fatto grandi, cosa ci ha fatto coesi, dobbiamo riagganciarci alla lettura che tu dai delle relazioni positive nei processi ambientali e territoriali della nostra nazione. Partiamo da questo. Il tema vero che abbiamo di fronte è la difficoltà della dimensione pubblica di riconoscere i punti di forza dell'azione comunitaria italiana. Quali siano le ragioni sono tante. Primo, si chiede troppo alla politica, cioè la tendenza italiana a chiedere alla politica di risolvere troppe cose. La seconda è che c'è una visione negativa delle persone. In ambito politico prevale una diffidenza delle persone nella loro capacità di sviluppare relazioni positive, che porta a un'ipertrofia del sistema dei controlli che peraltro poi non soddisfa neanche gli obiettivi che vengono professati. Una propensione enorme collettiva di lobbistica, una pressione lobbistica in genere per salvaguardare non solo interessi di parte, ma in una logica redistributiva più che la logica di favorire l'intervento. Quali siano le ragioni sono tante. Il problema vero è che bisogna risolvere questa dicotomia tra dimensione politica e dimensione e propensione comunitaria, che è tipica che rappresenta il punto di forza del sistema italiano e che emerge negli stati di emergenza, nei momenti di emergenza. Fate caso, nei momenti di emergenza quella è la dimensione che recupera il gap, lo state vivendo ancora adesso questo, cioè diffidenza della politica, farsi carico di responsabilità che in condizioni ordinarie il paese non accetterebbe, cioè la rappresentanza tende a rifiutare. Io vedo due tendenze che spingeranno in positivo. Primo, non ci sono più i soldi. È positivo dal punto di vista del recuperare razionalità nell'uso delle risorse, delle energie della nazione, questo è positivo. Speriamo che avvenga con processi non eccessivamente traumatici, ma è su questo che si deve ripensare la politica. Attenzione. Ma non con tagli. Si deve ripensare su questo, non è più in grado di promettere di risolvere i problemi spendendo risorse pubbliche. Questo è positivo. E dovremmo quindi iniziare un processo di ripensamento del ruolo della politica nel guidare i cambiamenti. Questo è, credo che sia il tema che hanno di fronte le forze politiche in questa fase di transizione. Assai più delle ingegnerie elettorali, sono importanti, ma... Il secondo processo positivo è che anche i corpi intermedi, cioè chi fa lobby, è costretto a ripensarsi in una funzione diversa. E questo è estremamente positivo, i corpi intermedi in Italia hanno una funzione decisiva nel coagulo. E in genere sono meglio nei territori che a livello nazionale, se ci fate caso. Nel mondo del lavoro questo è visibile, c'è molto più pragmatismo e volontà cooperativa nel territorio di quanto si manifesti il modello di rappresentanza a livello nazionale. Ce n'è uno invece di preoccupazione che va nella direzione, poi siamo un paese vecchio. Purtroppo l'invecchiamento della popolazione sta influenzando i comportamenti, non solo il problema di tenuta del welfare, delle pensioni, ovvio, ma influenza in negativo la destrutturazione dei rapporti a livello di territorio. La famiglia è un esempio tipico, ma questo si riflette sulla comunità, sull'eccesso di propensione al desiderio di sicurezza anziché a favorire l'intraprendenza, che è un tema manifesto, e credo che purtroppo questo sia un tema non adeguatamente focalizzato, cioè l'emergenza demografica italiana come tema core sulle quali ripartire per tentare di migliorare l'uso delle risorse disponibili a partire da creare intraprendenza dei giovani. Ma è tutto questo piagnisteo di giovani perseguitati, tutto, lasciamolo stare. I nostri giovani devono competere con un mondo di 4 miliardi e mezzo di persone
che consumano e producono, ok? Bon, quindi questo piagnisteo che c'è in Italia sui giovani non serve ai giovani. Se dobbiamo avere fiducia nei giovani, dobbiamo fargli fare una palestra forte in grado di farli competere in questo tipo di mondo. E questo è un elemento che mi conferma che se non focalizziamo il tema dell'emergenza demografica, gli altri problemi non li affrontiamo.